La prima domanda che fa Eleonora S. nella live: cosa amano gli uomini di qualità nelle donne? Un ego femminile logico che vuole essere tartassato può anche essere. Beh, non vuole essere tartassato. Se ego femminile logico vuole tartassare, questa è la. Vuole tartassare, può essere anche se aggancia sul desiderio o incompatibile. No, si può agganciare sul desiderio, certo. Anzi, è molto probabile che si aggancia sul desiderio. Essendo iperlogico, come tu sai, il desiderio è un dare e togliere fondamentalmente, no? Perché devi accontentare anche un po' la parte logica, però non sicuramente essere tartassato, cioè non vuole sicuramente una persona che lo governi. Oh, diamo il benvenuto a Andrea Giovani. Benvenuto in Rispondo alle tue domande. Grande Andrea Giovani. Poi salutiamo la nostra altra malgasciona più anziana di tutte, Sylvie Girls, la nostra malgasciona Marcella Alfano. E andiamo avanti, insomma. Quindi, comunque, un ego femmine iperlogico va gestito, diciamo, facendogli vivere un antagonismo con le donne, quindi una competizione con le donne. Quindi devi metterlo in competizione con te stessa, fondamentalmente. Quindi è basilare che tu dia il desiderio e mai il possesso, proprio perché per vivere la competizione un po' di desiderio va naturalmente stimolato, altrimenti non c'è nessuno, altrimenti non riesci a fare niente. Non una persona che lo governa, però una persona iperaffettiva, giusto? Beh, allora, questo dell'iperaffettiva dipende, cioè una persona che si fa vedere affettiva. Allora, tieni presente che questa tipologia cerca la puttana per trasformarla in santa. Quindi, non cerca la santa per trasformarla in puttana, cerca la puttana per trasformarla in santa. No, scusate, scusate, no, scusate, cerca la santa per trasformare in puttana, cerca la santa per trasformare in puttana, quindi perché l'ego maschio invece cerca la puttana per trasformare in santa, quindi cerca la santa per trasformare in puttana. Quindi quello che devi fare da questo punto di vista è comportarti da livello istituzionale, quindi, e infatti va fuori di testa quando pensa che tu possa fare la puttana più puttana che fai con lui. Quindi questo è un po' il concetto. L'affetto ovviamente dipende anche un po' dai segnali che devi dare, ma comunque farti vedere come possibile erogatrice di affetto all'inizio, perché bisogna partire dal sesso per arrivare alla baciatrice di sante, bisogna partire dall'affetto per arrivare al sesso, diciamo così. Però il primo approccio deve essere istituzionale, mentre invece l'altra tipologia si aggancia più sulla puttana direttamente, che poi vuol trasformare in santa. Non so se mi sono spiegato, vediamo ancora un po'. Allora, vediamo un po'. Robertino Pagano, ciao Robertino. Oh, la domanda di Patrizia: un iperlogico molto orgoglioso, finge sicurezza? Che risponde, finge sicurezza, che risponde immediatamente se cercato, ma resti a cercare perché teme il rifiuto che fa. Allora, un iperlogico molto orgoglioso, finge sicurezza, che risponde immediatamente se cercato, ma resti a cercare perché teme il rifiuto che fa. Beh, dunque, dai ordini. In questo caso devi dare ordini. Devi cercarlo, ma dandogli degli ordini. Questo risponde a Patrizia Gabbiata. Cerchi, ma non cerchi. Ciao, come stai? Ciao, ci vediamo domani. Sei iperlogico. Ci vediamo domani. Adesso butto l'esempio: al parcheggio del cimitero. Al parcheggio del cimitero centrale, che ne so. Oppure ci vediamo domani in Piazza Navona. Ci vediamo domani, che ne so, sul ponte lì di Ariccia. Ci vediamo domani da qualche parte. Mi raccomando, vieni puntuale. Se devi partire un po' mezz'ora prima perché c'è un po' di traffico, ci vediamo alle 15 precise. Allora, questo devi fare. Quindi contatta tu, ma dai ordini. Contatta tu, ma dai ordini. Allora, poi vediamo un attimino. Sì,
Sylvie Girls, Stella Marina, Marcella Alfano. Ok, vediamo se sono altre domande. Allora, vediamo un po', c'è un'altra domanda a Patrizia. Allora, quindi ricordo che chi volesse partecipare alla live, a farmi domande, può semplicemente abbonarsi al canale e mi può fare domande. Inoltre ricordo che venerdì 24 settembre, dalle 20.30 alle 23, farò il seminario sull'altro mio canale, Felicità Benessere, il seminario sull'imprinting, come gestire l'imprinting per sedurre, per sbloccare le proprie energie. Quindi vediamo un attimino, Eleonora S, su quale tipologia fa presa la donna forte, autoritaria, una con conflitto paterno? Fa presa, diciamo, normalmente fa presa sulle tipologie femminili con ego maschile, tipologie maschili con egocentrismo femminile, ego femmina, diciamo così. Perché c'è quasi nel 90% dei casi, eccetto che nelle persone bipolari, diciamo bipolari da un punto di vista emotivo, non psichiatrico ovviamente, perché i bipolari cercano il verso e l'inverso della stessa cosa, no? Il bipolare, come dire, vede il problema e la soluzione li vede ugualmente sullo stesso piano, no? Vede la soluzione come un problema e talvolta il problema come una soluzione. Però i bipolari emotivi sono pochi, sono una piccola percentuale, quindi diciamo che al 90% è una persona del genere, l'ego femminile comunque, una donna tartassante, cioè tartassante nel senso di penalizzante. Uno che ti dà appuntamento e poi te lo sposta non è da sfanculare. Questa è la risposta a Marcello Alfano. Una che ti dà appuntamento e poi te lo sposta non è da sfanculare. Uno che ti dà appuntamento e poi te lo sposta non è da sfanculare. Allora, dipende dalle motivazioni. Cioè, allora, se adduce una motivazione... Allora, diciamo che una volta puoi accettare che te lo sposti, ma quando te lo sposta, tu ovviamente la data che te lo sposta devi spostare la data. Quindi lui ti dice, mercoledì non posso, ci vediamo, che ne so, venerdì. E tu dici, cavolo, guarda, venerdì mi spiace, non riesco perché avevo già un impegno. Se vuoi possiamo fare l'altro giorno. Se le motivazioni sono valide, ma diciamo che allora... un saluto anche alla nostra Carampana Warm Hall. Se le motivazioni sono valide, ci sta tutto, no? Diciamo, quindi questo è... perché può capitare nella vita che una persona abbia un impegno. Abbiamo la Befana, Warm Hall. E ricordo comunque che chi volesse partecipare alla live, basta che si abbona e può farmi le domande in live. Questa è proprio una live per farmi le domande, se volete farmi le domande. Nel frattempo stavo dicendo quali sono le caratteristiche fisiche, cioè le caratteristiche in generale di una donna che attraggono gli uomini di qualità. Allora, diciamo questo, che il catramista, ad esempio, non è molto raffinato, no, in generale, quindi non bada molto, ad esempio, all'alito, no? All'alito e alla cura, mentre invece l'uomo di qualità, quindi cercate di avere sempre... come dire, curatevi l'alito, curatevi i denti, insomma, quindi la bocca deve essere sempre a posto. Poi un'altra caratteristica che ama l'uomo di qualità, da un punto di vista, diciamo, generale, è una donna che sia curata. Quindi essere curata non significa che deve essere un puttanone da corsa, leopardata, zebrata o cazzi e mazzi. Essere curata significa che deve essere una persona che abbia, si prenda cura della propria femminilità e non aggressiva. Allora, invece uno che mi ha mandato, vediamo un'altra domanda di Marcelli, invece uno che mi ha mandato... questo sì...
Uno che, allora, i maschi che ti mandano foto del, diciamo, del cosino, intanto, praticamente l'unica cosa, oh, un saluto a Roxy Rosa, l'unica cosa che devi tenere presente, indipendentemente dal fatto del motivo per cui lo fa lui, è che ti giudica una zoccola, no? Uno che ti manda, cioè, sarà lui sicuramente ti mette su un piano di una zoccola, quindi non è che ha problemi, può avere problemi, non avere problemi, magari ha interpretato in questo modo, magari lo fa con tutte le donne e trova quelle che invece stanno al gioco. Quindi comunque si pone direttamente su un piano fisico, no? Quindi non c'è nessuna, come dire. Non devi avere problemi a chiudere una relazione. Uno che si pone così, il motivo principale, se non è che sia un po' fuori di testa, il motivo principale è che si pone subito da un punto di vista sessuale. Quindi ti sta dicendo: a me l'unico argomento che mi interessa è quello. Se ti va bene così, se no scendi dalla giostra. Quindi questo è una cosa molto importante. Su che base? Beh, non è che su che base, allora non è che ci sia una base, no? Probabilmente è una persona, che ha degli, è già una persona che magari ha degli impegni, una persona che sicuramente non lo manda solo a te, ma lo manda a 10, 20 donne, no? È un po' come dire, se uno vuole cercare delle avventure, e questo è quello che consiglia i maschi. Non accanitevi su una, provateci con 50, bisogna fare un lavoro sui grandi numeri, no? Se quella è la stessa foto, non credere che l'abbia mandata solo a te, l'ha mandata magari a 50 donne, su 50, che ne so, 47 l'ha mandata a cagare, 3 invece sono contente così. No, una donna forte o autoritaria a un uomo ego femmina assolutamente non piace. Non piace, non piace. La donna forte o autoritaria gli fa schifo a un ego femmina. No, un uomo ego femmina vuole iperlogico, vuole comunque una donna più materna, più femminile. Gli fa veramente schifo. No, genera rabbia perché se ti comporti in modo forte o autoritario vai subito a contrastare con l'ex conflittualità, che è una conflittualità paterna, no? Quindi se tu ti comporti in quel modo lì, vai subito a creare un antagonismo, neanche un agonismo. Esatto, bravo Andrea Giovani, è un disseminatore statistico. Beh, certo, allora, uno che manda le foto del membro, diciamo così, o è uno malato di mente che non sa cosa fare, oppure è uno che comunque si presenta subito in un certo modo, ti sta dicendo che il suo interesse è quello e non ce ne sono altri, altrimenti ti avrebbe mandato la foto, che ne so, della laguna di Venezia, se voleva fare romantico, ti poteva mandare la foto di una, come possiamo dire, di un panorama, di una poesia, magari anche una foto sua romantica. Se uno ti manda la foto in quel modo lì è perché quello gli interessa. Ovviamente, se questo vuole sedurre, dovrà farlo in modo statistico, no? Perché, come dire, io credo che se gli va bene un 2-3% di donne può accettare, le sciampiste accetterebbero, ma una donna di classe non accetta, diciamo, no? Così come un uomo di classe, ad esempio, non accetta una donna trascurata. Che ne so, le donne con la ricrescita, le donne con le unghie smussate. Allora, è la via di mezzo, anche il make-up, per dire, anche il make-up per una donna è importante. Il puttanone da corsa che si mette, diciamo, 50 kg di trucchi, cazzi e mazzi, non piace all'uomo di classe. L'uomo di classe va a cercare un make-up raffinato, un make-up leggero. È la raffinatezza quella che interessa, anche da un punto di vista estetico, ovviamente. Beh, sono dei cafoni, ma sono dei cafoni. Allora, ma tieni presente questo, allora, che o sono dei deficienti, oppure si presentano subito, dicendoti a me interessa quello. E quindi sono persone che non, ma non credere che però la mandano solo a te, ripeto, la manderanno a 50 persone.
Allora, Marcello risponde così prima di bloccarlo: se solo questo è quello che hai da offrire, lui ti ha inviato. Eh beh, sì, esatto. Significa che è un cazzone o un cazzino, questo non lo sappiamo. Poi, quel tipo di foto me ne mandano spesso. Beh, sì, può essere che te le mandano su Facebook anche, certo, può essere. Può essere che te le mandano. Oh, saluta Noemi Puglia. Può essere che te le mandano anche su Facebook, certo, possono mandartele anche su Facebook. Però il problema non è che uno ti manda la foto, ripeto, il problema è non stare a dare credito, dar seguito a quelle foto. Questa è la cosa fondamentale, quella, no? Anche perché, ripeto, se il tuo obiettivo è un obiettivo, quello, ma comunque, ripeto, soltanto le sciampiste. Oh, salutiamo anche Chicca Chicca. Quindi, tornando al discorso di prima. Esatto, tutti e tutte vogliono la stessa cosa, però diciamo che siccome quella cosa lì poi alla fine dura, per dirla come Andrea Giovani, dura pochi minuti, qualche minuto più, qualche minuto meno, c'era Paolo Coelho che diceva 11 minuti, allora, e siccome la cosa più bella, diciamo, è poter interagire con una persona. Se uno si presenta subito così, tanto vale che vada, si rivolga a una professionista e risolve il problema, perché non è il modo per sedurre, diciamo. Quindi di solito sono gli sfigati che agiscono in questo modo, no? Come quelli che agganciano le donne per strada dicendo: ah, buona, figa, che bel culo che hai, che belle tette che hai. Quelli sono modi cafoni, diciamo, di sfigati che poi troveranno modo per dire a tutte le donne: non riesco a trovarne una, perché è il bacio della morte della seduzione, il canto del cigno della seduzione, questo dobbiamo tenere conto. Siamo puliti che i siti contatti di genere, niente. Beh, sì, ma diciamo questo, che su Instagram e su Facebook il vantaggio, Lola, e che puoi fare un minimo di selezione, no? Perché normalmente nei siti di contatti c'è Lupo Cattivo 33 e Cappuccetto Rosso 22, per dire, no? Quindi sono dei nickname. Invece normalmente su Instagram e su Facebook, a meno che non si tratti di profilo fake, ma i profili fake si riescono a sgamare subito, diciamo, ci vuole poco a sgamare subito. Poi diciamo che lo stesso Facebook e lo stesso Instagram, diciamo che fanno delle azioni per eliminare i profili fake, no? Quindi diciamo che un minimo di garanzia su Instagram e su Facebook c'è nel vedere che tipo di persona hai davanti, no? Perché puoi vedere se, ad esempio, se hai amici in comune, puoi andare a vedere se ci sono delle connessioni. Quindi questo per dire a Lola che le persone sono sempre le persone, quindi troviamo il marcio, lo troviamo dappertutto. Però su Facebook e su Instagram hai un minimo di selezione e puoi capire meglio chi hai davanti. Su una chat di incontri invece boh, può essere tutto, può essere veramente Jack lo squartatore, diciamo, no? Vediamo un attimino se c'è qualche altra domanda. Agganciare una persona, scusa, è meglio di agganciare su Insta? Vabbè, no, agganciare di persona, sì, certo, Robertino, ma infatti io condivido con te, soltanto che siamo venuti fuori da un periodo, non so voi come siete messi in Australia, però diciamo che negli ultimi 2 anni, sono molto aumentati comunque i contatti online, anche perché quelli offline di fatto da un certo punto di vista erano limitati. Però ripeto, se uno vuole fare conoscenza online è molto meglio evitare come la peste. Poi per carità, c'è quello che mi dice: io ho conosciuto, che ne so, su Badoo piuttosto che dall'altra parte, l'amore della mia vita, ci siamo sposati, sono 50 anni che stiamo assieme. Può capitare anche quello, ma sono casi comunque rari, no? Sono casi comunque rari. È molto meglio interagire, diciamo,
molto meglio interagire con è molto meglio interagire su Instagram o su Facebook per conoscere persone, perché un minimo riesce a capire chi è davanti. Comunque, stavo dicendo, è molto importante invece evitare. Sì, secondo me i siti di incontri sono da evitare come la peste, perché rischi di pigliare delle cantonate, le piattaforme come Badoo, Tinder, queste qua. Magari qualcuna, però ripeto, ce ne sono certe che sono piattaforme che dove trovi solamente, per quanto riguarda la popolazione maschile, uomini impegnati che vogliono. Quanto hai di massimale alla panca? Ma i massimali sulla panca è un po' che non ne faccio. L'ultima volta che ho provato con 110 e però ho avuto l'aiutino, diciamo così. Ho avuto l'aiutino con 110. Però probabilmente 110 un colpo se mi alleno riesco a farlo. No, stavo dicendo, beh, sì, ma quei siti lì, allora, nei siti di incontri solo di sesso ci sono morti di figa dalla parte maschile e zoccole dalla parte femminile, questo è un dato di fatto. Su Badoo ho conosciuto solo cose, ma sì, ma su queste piattaforme ci sono, diciamo. Rischio a nevare, sì, ma comunque il massimale va fatto una volta ogni tanto. Va fatto una volta ogni tanto il massimale. In generale è meglio lavorare con un carico del 60-70% del massimale. Se tu fai 100 kg di massimale, lavori con 70 kg e il carico giusto. Poi magari provi a aumentare il numero di ripetizioni. Poi ripeto, non è che sono un personal trainer. Qua dovremmo chiedere a Robertino. Robertino è l'esperto bodybuilder, che lui sa. Robertino si sta impegnando nel bodybuilding. Ci sono personaggi strani nel reale, bisogna trovare nel virtuale. Beh, sì, allora il virtuale non è che cambia rispetto al reale, sono, come dire, due. L'unica cosa è che si mascherano meglio, no? Il problema è solo quello: si mascherano meglio perché. Alcune persone, vedi, riesci a, diciamo, a riconoscere più facilmente. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Quindi stavo dicendo, make-up leggero, capelli vanno curati, i capelli vanno curati. Da un punto di vista del linguaggio non verbale è molto importante. Esatto. Io massimali non li faccio mai, faccio quattro warm up set e 2 accedimento 6 reps, 2 accedimento 6 reps. Faccio 4 warm up, 4 warm up di riscaldamento e 2 accedimento 6 reps. 4 warm up di riscaldamento, accidenti, 4 di riscaldamento, porca miseria. Massimo chiavami, chiaviamo Noemi. Aspetta. Devo beccarti, Noemi. Chiaviamo anche Liana. Liana non lo chiamava, Liana. Devo chiamare anche Marcella. Adesso ne chiamo un po'. Va bene, abbiamo chiamato un po', dai. Me ne sono fatte tre in 3 secondi. Ecco, un'altra cosa che dovete tenere presente. Intanto, chi volesse entrare nella chat, basta che fa l'abbonamento. E può tranquillamente entrare in chat, no? Fa l'abbonamento e può tranquillamente entrare in chat. È stato bello. Un'altra cosa è, vi ricordo invece l'appuntamento di venerdì 24 settembre dalle 20:30 alle 23, il mio seminario sull'imprinting, sul canale Felicità Benessere con Massimo Tramasco, un seminario molto importante. Vediamo la domanda di Chicca Chicca. Max, quello che sto frequentando è una settimana che manda messaggi di saluto con faccine e continua anche quando lo ignoro, ma non si è fatto più vedere. Beh, a questo punto mettili un vincolo, prova a mettergli un vincolo.
Mettili un vincolo, chicca chicca, e inizia a fargli delle domande. Ma scusa, perché mandi tutti questi messaggi di saluto? Per quale motivo? Fagli una domanda, ma per quale motivo mandi tutti questi messaggi? E lui ti dirà, prova a fargli questa domanda, ma scusa, Pippo, non so come si chiama, perché mi stai mandando tutti questi messaggi che mi intasi la chat? Metti così, ma fagli una domanda e vedi cosa ti risponde, perché uno che ti manda, che ti riempie magari di faccine, cazzi, mazzi, eccetera, eccetera, digli per che motivo c'è di mandarmi. Tu ti sei mai iscritto? Tu ti sei mai iscritto? Io sono un po' dappertutto, però non per far conoscenze. Avevo anche, forse non l'ho più usato, ma il coso su Tinder, però non l'ho mai utilizzato. Cioè, a me interessano solo per farmi pu fare pubblicità, diciamo, alle mie cose, però questi siti qua non ti danno possibilità poi di postare, non è come Facebook, non è come Instagram. Alla fine per fare pubblicità non serve un cazzo. L'unico che può andare bene un po' per la pubblicità, diciamo, vabbè, come si chiama? Però non è un sito di incontri, è LinkedIn, che è più per il lavoro, ma comunque per il lavoro. Poi vediamo un attimino. Allora, Bonnie, che domande fare? Un iperlogico appena conosciuto in un messaggio per più dialogo. Beh, alle domande che devi fare, devi iniziare, diciamo, allora, quello che devi fare, devi iniziare. Allora, le aree esistenziali, questa è la domanda che ha fatto Bonnie, interessante. Le aree esistenziali sono, però questa deve arrivarci per ultima, sono i rapporti con la famiglia d'origine, con papà e mamma. Poi ci sono i rapporti affettivi e sentimentali, rapporti passionali e sessuali. La realizzazione nel lavoro, nel denaro, nelle finanze e l'autorealizzazione. Quindi devi capire in queste aree dove lui ha, diciamo, ha dei turbamenti. I turbamenti possono essere poi suddivisi ogni turbamento in 7 aree esistenziali, no? Quindi quello che devi fare è prenderla alla larga e provare a fare domande del tipo: ma ti piace il tuo lavoro? Sei soddisfatto del tuo lavoro? Quindi sempre domande non del tipo che lavoro fai, perché che lavoro fai? Lui ti dice faccio che ne so, il catramista e finisce lì. No, tu devi dire ma sei soddisfatto? Sei soddisfatto? Sei soddisfatta? Cos'è? Non so se uomo o donna. Del lavoro che fai, come mai hai scelto quel lavoro lì? Si chiamano domande di processo, no? Come mai? E così riesci anche a capire, ad esempio, sul come mai, riesci anche a capire, magari se lui dice, mia madre mi ha imposto questo, riesci anche a capire se c'è una conflittualità, oppure riesci anche a capire, magari da un punto di vista della PNL, se è più probabile che abbia un aggancio visivo, uditivo, cinestesico, ad esempio, che tipo di metaprogrammi usa. Non so se tu hai fatto il mio corso di PNL, però le domande di processo sono fondamentali. Com'è che hai deciso di? Perché hai fatto questa scelta? Cosa ti ha spinto a? Sono tutte domande che è un ingegnere. Beh, ho capito. Com'è che hai deciso di fare l'ingegnere? Per dire, no? Com'è che hai deciso? Com'è che ti senti soddisfatto? Ti senti realizzato come ingegnere o ti senti sottoutilizzato? No? Quindi questa è la cosa fondamentale. Se quando, allora Federico, se quando parlo con lei si tocca l'orecchio, la parte dietro, è un segnale di interesse, sì. Allora, toccarsi l'orecchio intanto destro o sinistro, Federico, devi capire se è destro o sinistro. Allora, comunque toccarsi l'orecchio è un segnale di interesse, però sempre vincolato. Vincolato vuol dire che c'è un problema. E devi capire se l'orecchio è il destro o il sinistro. Perché se l'orecchio è prevalentemente il sinistro, vuol dire che c'è un vincolo esterno, c'è qualcosa di esterno che gli permette. Allora, toccarsi l'orecchio senza infilarsi il dito dentro è esigenza affettiva, no?
Quindi perché non può vivere l'affetto se diciamo se l'orecchio è il sinistro? È... C'è un vincolo esterno. Un vincolo esterno potrebbe essere, ad esempio, un ex che non la vuole. Ad esempio, un ex che l'ha lasciata. Ad esempio, una donna che si tocca l'orecchio sinistro mentre ti guarda, se guarda te negli occhi, diciamo, ti sta dicendo che avrebbe bisogno di vivere affetto, ma in questo momento non ci riesce perché magari in questo momento vorrebbe l'affetto da Tizio e Tizio non glielo dà. Quindi, e quindi tu devi subito fare domande sull'affetto, ma ti manca tanto, magari potresti anche fare domande un po' più decise, no? Ti manca tanto l'affetto, ti manca tanto, avresti bisogno e devi andare da qui. Però nei tuoi confronti è comunque un indicatore di interesse, vuol dire che in qualche modo sta soppiantando il vecchio erogatore d'affetto e quindi tu potresti subentrare. Però devi semplicemente amplificare il problema, devi capire qual è il vincolo esterno, se fosse un fidanzato che l'ha lasciata, un qualcuno del genere. Tu amplifica sempre. Vediamo un attimino se c'è qualche altra domanda. Poi, Eleonora, nego femmina donna, nego maschio uomo, non saranno mai felici. No, no, sì, possono andare. No, no, si agganciano, si agganciano. Ego maschio, ego femmina, si agganciano. Si agganciano su un po' di turbamento, però si agganciano. Cioè, si agganciano sempre vivendosi un po' di sofferenza, però si agganciano. Allora, ragazzi, entrambi dagli ormoni. Vediamo un attimino se c'è qualche altra domanda. E stavo dicendo, comunque, un'altra cosa fondamentale per una donna è la realizzazione, no? Una donna dovrebbe, se cerca un uomo di qualità, essere realizzata lei. Se si tocca il collo, non è, dipende come se lo tocca il collo. Allora, facciamo l'esempio, se si tocca il collo in questo modo è sessuale, perché il collo rappresenta il membro, no? Se lo tocca in questo modo, se mentre parla con te si tocca il collo in questo modo, è sessuale. Se appoggia la mano sul collo, a carezza, diciamo che è affettiva. Da su a giù, in questo modo, toccarsi in questo modo è più sessuale. Però se lo accarezza invece, se lo accarezza a mano aperta, è più affettiva. Ma se lei si tocca il padiglione auricolare e si accarezza il collo, mi verrebbe spontaneo pensare che l'esigenza sia più affettiva che sessuale. Quindi il collo, se lo usi in questo modo, toccare in questo modo è sessuale, toccare in questo modo è affettiva. Ad esempio spostarsi i capelli, toccarli in questo modo è affettivo. La carezza è affettiva. Allora, vediamo la domanda. Come toccheresti una donna e farle capire che ti attrae sessualmente? Beh, mai, adesso poi rispondo anche a Chicca. Se lo chiedi a me, il contatto deve essere sempre casuale. Per dire, adesso non posso fare esperimenti perché siamo online, però ci sono diversi modi, ad esempio per sfiorare il capezzolo con il gomito. Deve avvenire in modo casuale, non puoi andare. Però ad esempio sfiorare il capezzolo col gomito, facendo finta di muoverti, spostandoti in qualche modo, diciamo, o leggendo un libro, questo puoi farlo anche alla tua collega di lavoro, no? Vai a, diciamo, subito a stimolare molto forte. Allora, toccarsi l'anello, sfilarlo è affettiva. Toccarsi l'anello e girarlo è affettiva. Infilarlo e sfilarlo è sessuale. Se io l'anello lo piglio, lo metto, lo infilo, così è sessuale. Questo è sessuale. Se io l'anello lo giro, lo tengo, ci gioco, è affettiva. Poi vediamo un attimino, mordicchiare labbra è un segnale di gradimento, labbro inferiore, labbro superiore sessuale, labbro inferiore
più affettivo, però è sempre un segnale di gradimento. Allora, ricordo che dovete, se volete partecipare, farmi delle domande, dovete entrare in chat e per entrare in chat basta che vi abbonate e potete entrare tranquillamente in chat. Allora, vediamo un attimino. Se vuoi una cavia, vengo. Ah, vengo io. Ok, Robertino Pagano. Beh, chi si attorciglia i capelli in questo modo? Dunque, è comunque sempre esigenza di possesso. Ora, mentre spiegano, non lo so, però sono persone possessive. Attorcigliarsi i capelli e legare, quindi vuole comunque legare le persone. È sempre un po'. Allora, vediamo la domanda di Andrea. Una donna che quando ti parla non riesce a sostenere il tuo sguardo, cambia continuamente focalizzazione. Che se ne è. Bah, allora, probabilmente o ti sta mentendo, non è completamente sincera, quindi non regge lo sguardo. Oppure le stai generando turbamenti molto forti, comunque sicuramente non è una seduttiva. Quindi se non riesce a sostenere lo sguardo, cambia continuamente focalizzazione, potrebbe essere sinonimo di insicurezza, o se ti sta dicendo qualcosa, potrebbe non essere completamente sincera. Allora, vediamo un attimino. Se c'è qualche altra domanda. Poi stavo dicendo, una cosa che dovrebbero fare le donne se vogliono agganciare uomini di successo è quella di diventare di successo anche loro. Cioè, purtroppo. Dovete concentrarvi su voi stesse se volete ottenere successo. Quindi, se gli manca l'affetto, che mi presento per futuro. Eh no, se gli manca l'affetto, devi farti vedere come un potenziale erogatore d'affetto, ma che non glielo dai a lei. Ad esempio, dovresti raccontare delle storie del tipo: sai, ieri mi sono preso un gattino piccolo, e questo per rispondere a Federico, no? Ieri mi sono preso un gattino piccolo e l'ho coccolato tutto il tempo, oppure un cagnolino. Cioè, fai vedere che dai molto affetto a gattini, cagnolini, a quelle cose lì, perché lei, diciamo, in questo modo, come dire, la stai caricando di tensione, no? Vorrebbe essere al posto del cagnolino, ma non sono disposto a darti affetto a te. Devi presentarti come affettuoso, ma non darlo a lei. Gli racconti che hai dato affetto a un cagnolino, a un gattino, ti sei preso cura del cagnolino, del gattino, ha dormito con te. Tutto il tempo ti ha fatto le fusa e tu gli grattavi la testolina, insomma, questo è. Allora. Poi vediamo un po', gli ho chiesto perché, chicca. Invece di mandare messaggini. Non chiama e mi ha detto che non trova il tempo. Che ne pensi? Beh, rispondi. Allora, adesso a questo punto rispondigli. Beh, se non trovi il tempo vuol dire che non hai nessun interesse perché anche tu andrai a cagare e quando sei nel cesso, cioè, allora, questa è una palla palese, no? Allora, rimandagli un messaggio. Beh, io non ho tempo. Scriviti questo. Neanche io ho tempo per gli uomini che non hanno tempo. Ecco, questa, fai, dai questa risposta che è carina. Che
Chicca chicca, neanche io ho tempo di leggere messaggi per gli uomini che non hanno tempo di farsi sentire. E da lì in poi non leggi più nessun messaggio. Neanche io ho tempo di leggere messaggi di un uomo che non ha tempo di farsi sentire. Io non perdo tempo a leggere i messaggi di un coglione. In giro non ci sono tanti uomini di successo. Ho capito, dipende dove vai a cercarli. Liana, se vai nella discoteca di periferia di casa tua, del tuo paese, della tua città, è ovvio che non trovi... Che non trovi uomini di qualità. Beh, l'antagonista subito così, Federico, no. Ma l'antagonista per adesso vanno bene i gattini e i cagnolini come antagonista. Poi, eventualmente in seconda battuta, però all'inizio no. All'inizio subito partì con l'antagonista, no. Che un gattino di... sì, è vero, lo spero anch'io, dai, anch'io lo spero, Robertino. Se mi trova ci uniremo. Vabbè, era un esempio, Liana, era un esempio. Dipende sempre, no? Dipende sempre, Liana, quindi dipende sempre quello che tu vuoi, insomma... Dipende cosa vuoi, insomma. Però è ovvio che, come dire, devi definire un target, devi definire un obiettivo e poi cercare di frequentare gli ambienti, sia social, sia offline, diciamo, sia online che offline, dove è più probabile poter ottenere, diciamo... poter trovare una persona che possa soddisfare le tue esigenze. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un attimino. No catramisti. Allora, vediamo un po'. Americano solo... Lo sguardo, invece, comunque per una donna è importante. Quindi agli uomini di qualità... Lo sguardo comunque interessa, quindi imparate ad utilizzare lo sguardo. Questo vale per le donne, imparate ad utilizzare lo sguardo, questo è fondamentale. Se imparate a usare lo sguardo è fondamentale. Poi chi farà il seminario, approfondiremo molto il tema dell'imprinting, per cui imparare anche a gestire l'imprinting, a riconoscere rapidamente le tipologie, insomma, male non fa. Quindi chi volesse partecipare al seminario sull'altro canale Felicità Benessere, venerdì 24 settembre dalle 20:30 alle 23, può partecipare.